Noi da dove ripartiamo? Per forza, ragazzi, l'argomento è quello. Io rappresento così ed è una rappresentazione politica dell'attesa di un capo dello Stato. Ma io che sono un provinciale che vengo dalla periferia dell'impero, diciamo, ho fatto un ragionamento diverso. Ho pensato alle migliaia di scuole sul territorio, piccoline, dove, come quella dove sono andato io, no? Del paese, piccola, così, che hanno queste aule su cui campeggia. No, su cui campeggiano. La patria, il crocifisso, la bandiera, la lavagna, che è la sapienza, il sapere. E poi la foto del Presidente della Repubblica starà lì per 7 anni. Tu parti alle elementari che c'hai 6 anni, cioè sta figura di riferimento etica, capito? Su cui modellarti, ce l'hai là davanti fino a 13 anni. Volevo dire solo questo. Un modello. Le 8:30. Tutti in piedi, il presidente, la croce, il professore. Ma non ti sembra che in questo paese non succeda mai niente? Ma niente? Niente. Mai una novità. Sono 6 mesi che parliamo solo di Quirinale. Sono 2 anni che parliamo solo di Covid. Sono 30 anni che parliamo solo di Berlusconi. 30 anni, Floris. E prima dove ha trovato i soldi? E poi fa le televisioni. E poi scende in campo. E poi ci prova anche coi comodini. E poi gli tirano la statua. E poi lo vogliono in galera. E poi non va al processo. E poi lo assolvono. E poi no, non l'hanno assolto. E poi spazzola la sedia. E poi lo psiconano. E poi il grande statista. E adesso il presidente della Repubblica. Ma non vi siete consumati le palle? No? L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Nessuno può dire a Berlusconi no tu no, perché è stato presidente del Consiglio eletto di questo paese. Voglio dare agli italiani un'immagine di efficienza. Quando pensiamo a Silvio Berlusconi, alla storia di questi 25 anni che abbiamo dietro le spalle, è difficile pensare a un capo politico più divisivo di lui. Chissà se va, chissà se va, chissà se va, ma sì che va, ma sì che va, ma sì che va. Buongiorno, ben ritrovati all'aria che tira. Chissà se va, chissà se Silvio Berlusconi va davvero al Colle per diventare il nuovo presidente della Repubblica. Di sicuro la sua discesa in campo, come d'abitudine, ha avuto l'effetto di uno tsunami. Beh, innanzitutto grazie, non sapete quanto è importante per me il vostro appoggio. Mi sono sentito amato come ai tempi di meno male che Silvio c'è. Un grazie sentito a tutto lo staff, a tutti gli autori dell'Aria che tira, programma che seguo sempre con interesse. Ma purtroppo, come sapete, non tutti i programmi sono come il vostro. Sulla 7, in particolare, c'è anche tanta propaganda. Programmi che vedono la candidatura del sottoscritto alla stregua che si fosse candidata Cicciolina. Uno scandalo. Non era semplice nemmeno prevedere, glielo dico molto francamente, che la vicenda Quirinale fosse bloccata dalla candidatura di Silvio Berlusconi. È una vicenda che è arrivata così e che blocca tutto. Perché è bloccata? Perché ci sono i partiti di centrodestra che non hanno intenzione per adesso di discutere e l'impressione è che vogliano fermarsi su questa opzione Berlusconi. È evidente che finché le cose stanno così è molto difficile parlare. Il centrodestra si doveva riunire per proporre un nome al paese. Hanno discusso, hanno ponderato, si sono fatti portare i numeri e poi alla fine hanno dato al paese un nome a sorpresa. Silvio Berlusconi. Berlusconi, nessuno può dire a Berlusconi no tu no. L'auspicio è che entro il 3 sarà
ci sarà il nuovo Presidente della Repubblica. E da questo punto di vista io spero che tutte le forze politiche abbiano fino in fondo la responsabilità, come anche hanno avuto in questi due anni, di poter arrivare a un nome che sia possibilmente condiviso. Aiuto, aiuto, è scappato il leone! Anche per noi comici è un disastro! Non è che possiamo fare battute per 30 anni sempre sulla stessa persona. Sì, che lui è stato generoso, sì. Ci ha dato un sacco di spunti. L'ultimo qualche giorno fa, quando sul giornale hanno pubblicato un elenco di tutte le cose che ha fatto Berlusconi nella sua vita, che sono 22. Sì, aspetta che è una vita che volevo dirlo. Vai, vai. Cartello 22. Vale. Eccole qua. Tutte le belle cose fatte dal cavaliere. Vedete, ce ne sono tantissime. Sì, 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 sì. Chi è Silvio Berlusconi? La risposta non è quella che daremo. È uno con tutto un curriculum. Ma che curriculum? È un curriculum... Te ne ho puntualizzate alcune. Una persona buona e generosa. Un amico di tutti, nemico di nessuno. No, il presidente di club che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale. Vammelo a trovare un altro presidente della Repubblica che ha vinto le Coppe dei Campioni. Il presidente del Consiglio che mise fine alla guerra fredda realizzando l'accordo di pratica ancora, mare basta. Tra George Bush e Vladimir Putin nel 2002. Basta. Dicevo a Diego prima, diciamo, nelle prove, quando ho detto quella là, l'hanno citata in Australia. Cioè, un tweet, un australiano ha detto, ragazzi, guardate chi ha fatto finire la guerra fredda. Ma significa una cosa, ma senza animosità, proprio lo voglio dire a quelli che sostengono Berlusconi. Adesso ho visto uscire dei manifesti, delle cose, delle robe. Ma, cari colleghi, vorrei dirgli, ma se fosse vero che Berlusconi è stato quello che ha chiuso la guerra fredda, ma non basta il Quirinale, exegi monumentum ere perennius, scomodiamo Orazio, gli facciamo un monumento più duraturo del bronzo per 700 anni, non per 7 anni. 22 caratteristiche, guarda, 22 punti, bisogna dirlo, tutti veri. Come no? Certo, ci avesse messo anche i processi sarebbero stati 58. Sì, molti di più. Una condanna definitiva a 4 anni frode fiscale, decaduto da senatore ma riabilitato. 4 processi in corso, escort, 3 filoni in Rubiterra, assolto in primo grado Rubiter Siena, indagato a Firenze per le stragi del 92-93. Come dicevamo, 11 assoluzioni, 10 archiviazioni, 8 prescrizioni, 2 amnistie. Di certo di Berlusconi non si può dire che è uno sprovveduto, però se si candida, cosa vuole? Vuole diventare effettivamente Presidente della Repubblica o che cosa? Ma quest'idea che Berlusconi si candida per finta è un'altra leggenda metropolitana. Berlusconi, se si candida per davvero. Anche perché di solito investe importanti risorse quando fa il media shopping in giro per il Parlamento. Non credo che stia facendolo per tirare la volata a qualcun altro. Chi lo dice non lo conosce. Berlusconi vuole coronare la sua carriera con la massima carica dello Stato. Silvio Berlusconi, si legge nel comunicato, è la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l'alta carica con l'autorevolezza che il paese merita. E qui mi sono chiesto se c'era anche un po' una sottile ironia, perché tu pensi, quindi il paese se lo merita, ma cosa abbiamo fatto per meritarcelo? In realtà, Floris, il vero problema è che il centrodestra i numeri necessari per eleggere Berlusconi non li ha. No, no. E così non riesce a farlo salire al colle. Eppure Berlusconi sarebbe perfetto. Uno che a metà del discorso di fine anno manderebbe la pubblicità. Ma poi vediamo che in studio lì c'è Travaglio. Sì. Salvete. Glielo giuro, Travaglio, guardi, se Berlusconi diventa presidente, io mi abbono al Fatto Quotidiano. Vedo già il titolo. Ha parlato il Quirinano. Comunque, se il presidente della Repubblica deve essere super partes, non divisivo, rispettoso delle istituzioni, incensurato, chi meglio di Berlusconi? Vallanzasca? Credo che l'eleggermi presidente sia anche un giusto risarcimento per le persecuzioni subite dal sottoscritto, a cominciare dal golpe dello spread e le persecuzioni giudiziarie. Adesso vedrete, sarò assolto anche dal processo delle olgettine. E da presidente potrò guardare i miei nipotini a testa alta quando mi chiedono, nonno, perché tutte le testimoni sono scomparse al processo delle olgettine? E dirò, tesoro, nonno è presidente. Non si fanno certe domande al presidente.
presidente allo. La candidatura di Berlusconi è lì. Ed è lì ed è molto seria. Io ho notizie di parlamentari anche iscritti al nostro gruppo parlamentare che hanno ricevuto una telefonata di Berlusconi in questi giorni. Non ha notizia della risposta che gli hanno dato. Ci hanno risposto? Hanno risposto al telefono. Sono persone lugade. Almeno 50 chiamate fatte, Vittorio Sgarbi fa da centralinista e poi passa a sorpresa il telefono all'ex cavaliere. L'operazione scoiattolo è in corso e il gruppo misto con i suoi 113 parlamentari tra Senato e Camera un bottino che fa gola a molti. Un partito per i numeri ma senza leader, dove all'interno c'è di tutto. È per questo che Silvio è sceso a Roma, per cercare di conquistare in presenza nuovi voti. Lui stesso l'ha chiamata l'operazione scoiattolo. D'altra parte si sa che Berlusconi è sempre stato un appassionato dei piccoli roditori. Oggi va a caccia di scoiattoli. Ma la grande passione resta la topa. Sì. Ti ha chiamato Berlusconi? No, io l'ho detto e mi sono lamentato. Quindi no, spero, no, che abbia sentito, veramente una mazza. Spero che qualcuno abbia sentito la rassegna stampa. Proviamo. Ci sono testimoni. Boh, sono Silvio. Ecco, io ho detto, è possibile che chiama tutti, ma non mi chiama a me. E non ti chiega, e non ti considera proprio. Oggi Vittorio si collega con me dal MAG. Di Riva del Garda, infatti vedete come sempre dietro un'opera d'arte, però in questo momento, oltre a essere, come ha detto Rotondi, artista e opera d'arte insieme, è anche centralinista. Mai mi sarei aspettata di trovarlo in questo ruolo. E poi che centralinista, guardate qua che meraviglia che circola sui social, guardate. Quindi sono Berlusconi e Sgarbi, scoiattolini. Ciao, sono... Buonasera, dottore. Buonasera. Amore mio. Non esageri, però mi dica. Fa molto piacere la sua chiamata, era un po' che l'aspettavo. Non resistevo più. Vabbè, adesso non me l'hai mai detto queste cose. Sono anni veramente che ci incrociamo nei corridoi. Dottore, comunque sono contento che... Non lo so, dottore, se pensa che sia necessario io... Beh. Non parlare se lì c'è. È esattamente questo il problema che lascia c'è qua. Parlare me. Ma dottore, è lei che ha studiato. Mi ha chiamato veramente Vittorio Sgarbi e poi mi ha passato Silvio Berlusconi. Mi ha passato una persona che lui mi ha annunciato come qualcuno che io non mi sarei mai aspettata di sentire. Mi ha detto qualcosa tipo sono il signore del Bunga Bunga, così l'ha detto ridendo. Sì, è stata una battuta che mi ha fatto un po' sorridere, ecco. Lei potrebbe votare Silvio Berlusconi? Non credo. A quel punto io ho detto, ma com'è la situazione? Dice, io ho 100 voti sicuri in più. Dico, hai 100 voti? Dico, e chi sono? Ah, non lo so. E come non lo sai? Dico, sarà bene conoscerli. E allora io ho cominciato a chiamarli e mi sono reso conto che lui è l'unico candidato che non conosce i suoi elettori. In un paese di 1000 abitanti, il candidato sindaco incontra, parla, va al bar, va in piazza, fa un comizio. Ma tu li fatti solo conoscere, allora, lui per è l'unico cortesia. Parlamentare. Io li fatti conoscere, sì, non abbiamo chiesto niente. Ha detto semplicemente che stava facendo il partito del Bunga Bunga insieme a Vittorio Sgarbi e che mi voleva con lui, quindi insomma è stata una cosa spiritosa. Lo voterà per il Quirinale? Ma no, assolutamente. Sgarbi quando mi chiama rispondo sempre con grande piacere. Ah, di Sgarbi. Se telefonando non ha parlato, io potessi dirti addio. Un rapporto diretto è sicuramente qualcosa che scioglie il ghiaccio. Ci sono stati contatti con Italia Viva, sì. Con quelli del Movimento 5 Stelle? Con 3 o 4 interni, sì, importanti. Figure di un certo rilievo, anche loro, tutto sommato... Ma non erano dispiaciuti della chiamata? No, erano compiaciutissimi della chiamata. Ci sono 150 5 Stelle sicuri di non essere eletti. Rimanendo a Silvione, per invogliare i deputati a votare per lui... Li fa chiamare da Sgarbi, sì. Che già non è un'idea geniale, ma poi gli regala dei quadri. Ma mica a caso, no, a ognuno regala il quadro appropriato. Per esempio a Enrico Letta. Una natura morta. A Massimo D'Alema. Un tramonto autunnale. E a Giuseppe Conte ha regalato un antico dipinto che raffigura perfettamente il suo ruolo come presidente dei 5 Stelle. Un crocifisso. Sì. Vittorio, ma è vero che sta regalando anche dei quadri? Pare che circolano quadri di Berlusconi che arrivano con biglietti meravigliosi. Sì. Questo precede la mia epoca e dovresti riceverli anche tu perché sono indirizzati ai direttori di giornali
e ai responsabili dei partiti, segretari dei partiti. Allora devo svelare una cosa. Quadrilia di 23.000 ci sono opere. Rimasta malissimo perché sì. Si vede che non vengo considerata uno scoiattolo, quindi l'anno scorso l'ho ricevuto, quest'anno non ho ricevuto il quadro, sono rimasta malissimo. Beh, ma si vede che, ecco, vedi, appunto, perché... Capitolo Se telefonando, poco fa, un giorno da pecora, Vittorio Sgarbi ha annunciato che oggi ci sarà un giorno di stasi da mi pensi, oggi ma, non si risponde mi pensi ma quanto mi pensi, mi voti, sì, ma quanto mi voti. Telefonando, brava, 65 persone alla Camera, 35 al Senato da chiamare, e Sgarbi ha annunciato che domani ripartiranno dal senatore Ciampolillo, che avevamo già iniziato a conoscere ai tempi, come ti no, ricordi? Già responsabile, sì. Ciampolillo, mi permetto di ricordare. Allora, intanto io non sono Ciampolillo, spero che questo le sia chiaro, io sono il paziente Bianchi. Vieni almeno per un po'. Vengo per un po', se... Non so. No, dipende anche dalla ricetta, dipende da quello che lei mi... Quello che vuoi. Io dico quello che voglio. Dottore... Stasera non dirmi no. Ma io le ho dato mai l'impressione di dirle di no. Proprio, anzi, io sto proprio qua che aspetto. Ormai devo darle solo l'Iban, per certi versi. Cioè, mi dica lei di cosa necessita. Adesso chiudo, cioè, non vorrei... Sì. Far insospettire. È che c'è un po' qua che mi frigge tra vicino. Amore, io sono qui. Ecco, di solito lei è molto concreto in queste cose. Potrei anche morire. No, aspetti un po', cavaliere. Dottore, vabbè. Ti telefono, no. Vuoi volare in cantina? Mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Chi vorrebbe come prossimo Presidente della Repubblica? Draghi, subito, senza pensarci. Mario Draghi come prossimo Presidente della Repubblica sarebbe il top. Perché? Perché è una persona colta e che può dare tanto a questa nazione. Berlusconi, perché è stato accusato 3 volte e il fatto non sussiste. Zaia, perché è il mio presidente della mia regione e perché ha lavorato bene nell'ultimo periodo. Renzi, perché vorrei vedere cosa riesce a combinare ancora. Fedez, perché? Perché ha buone idee. Ibrahimovic. Forse Romano Prodi, perché ha sempre dimostrato di avere il senso dello Stato. Enrico Letta. Conte, perché è una persona che è sembrata valida all'inizio della pandemia. Giorgio Armani. Gennaro Gattuso, perché orighi dritto. A me sarebbe piaciuto un Presidente della Repubblica donna, cioè mi piace, Emma Bonino. Una donna. A me piacerebbe una Rosy Bindi. Elisabetta Casellati. Marta Cartabia. Andiamo Draghi. Berlusconi no. Caro buon vecchio Silvio Berlusconi. Siamo a Milano, il Cavaliere. Ne ha fatte un po' di cotte di crude, però è stato anche un po' perseguitato. Silvio Berlusconi. Forse ritornerei a Renzi. Prodi. Terzani. Mattarella. Caro figlio. Paolo Bonolis. Carlo Verdone, sì. Cioè, c'ha la giusta dose di ironia, ma la giusta visione sulla gentilezza che si può avere in questa Italia un po' scellerata. Settola qualunque. Più pilu per tutti. Quirinometro, il nostro Quirinometro. Vediamo per gli italiani, sondaggio Index Proger, chi è il... quello che dovrebbe andare al Quirinale, insomma. Gli italiani credono che sia ancora Mattarella, che non vuole in nessun modo, ma tutti ce lo spingono. Quindi Mattarella primo, seguito da Mario Draghi, terzo Silvio Berlusconi, quarta Marta Cartabia e spunta al quinto posto Pier Ferdinando Casini. Manca solo una settimana all'inizio delle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica. Le pedine in campo sono tante, non solo Mario Draghi e Silvio Berlusconi, ma anche Marta Cartabia, Giuliano Amato, Pier Ferdinando Casini, Letizia Moratti e tanti altri. Tutti nomi che stanno attirando le attenzioni dei bookmakers internazionali.
favoritissimo è Mario Draghi, che giocando 10 euro su Mario Draghi, prossimo Presidente della Repubblica, se ne hanno indietro 15, quindi si guadagnano circa 5 euro ogni 10 giocati. Dopo Mario Draghi c'è Silvio Berlusconi, ha una quota intorno a 6 contro 1 più o meno, quindi per 10 euro se ne vincono 60. Secondo i bookmakers resta in gara anche Sergio Mattarella, che è dato 8-1. Mattarella, anche se si è già detto di non voler rimanere al Quirinale, però per loro comunque rimane un potenziale candidato, perché non si sa mai. Ma il Mattarella bis invece? Ci sono altri nomi. Ecco, Mattarella bis, se questi si incartano e non riescono a fare niente, giungono alla 12ª votazione, vanno in ginocchio da Mattarella e gli chiedono per favore resta perché noi siamo degli incapaci, come effettivamente è possibile che si incartino, a quel punto Mattarella non potrebbe dire di no. Faccio una previsione. Prego. Dico che sarà un Emiliano, sarà un Emiliano e non il professor Prodi, ma un collega politico del professor Prodi, Emiliano anche lui, bolognese. Chi è? E comincia per la C. Diteselo, ragazzi, perché non siamo tutti così. Casini. Casini, però ha tradito, è antipatico a molti della destra, perché era di qua ed è passato al centro-sinistra, potrebbe essere. Sallusti ha detto una cosa saggia, perché Presidente della Repubblica, se non c'è un accordo iniziale, non ci va chi ha più voti, ma chi ha meno veti. Le donne, il cavalier, Draghi e gli amori, le scortesie, le complicate imprese, io canto. Di questo tempo dell'ascesa al colle, giacché restare ancora Sergio non volle. Mario il banchiere cerca l'elezione, ma poi il governo non si ricompone. Silvio riflette, intanto si riserva, ma Enrico da lontano scruta ed osserva. Molte le donne in fiduciosa attesa, pensando sia possibile la sorpresa. I due Mattei osservano operosi, i candidati vari speranzosi. Tra 7 giorni, anzi oggi è 6, tra 6 giorni si comincia il rito, il Quirinale, l'obiettivo ambito, e sarà il voto dei grandi elettori a dispensare grand'oneri ed onori. Yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il muta. Yeah, 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 yeah. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi sede, poi bla bla, voglio stare in casa. Lei ha fatto il punto sui risultati del governo. Ritiene che per completare l'opera sia indispensabile che la legislatura prosegua per un altro anno e nel caso considera necessario per garantire continuità al lavoro del governo che lei rimanga alla guida? Grazie. Allora, allora, ride Sornione il Presidente del Consiglio. Applauso alla domanda, perché ha saputo interpretare quello che sta nella testa di quasi tutti i colleghi che sono qui oggi. Quindi se rispondo a questa domanda nessun altro mi fa un'altra domanda su questo, intendiamoci, va bene. Quando è arrivato Draghi ha fatto un patto con Mattarella per andare a dire io vengo, rimango un anno, gestisco questa situazione emergenziale e poi salgo il colle? Cioè, è possibile che abbiano fatto un patto tra di loro? Ma io in fondo fu poi Mattarella a chiamarlo, no? Quindi, conoscendoli entrambi, non credo proprio. Nel senso che sono due personalità molto rispettose delle istituzioni. Mattarella ha chiamato Draghi chiedendogli di risolvere la crisi politica, ma non avrebbe né potuto né voluto mettergli a disposizione una carica che è nella disponibilità del Parlamento, cioè non è il Presidente della Repubblica che sceglie il successore, sono i parlamentari, i grandi elettori, quindi io non ci credo. E poi a me pare che Draghi lo abbia detto con chiarezza. Draghi è un uomo, lui ha detto, un nonno a servizio delle istituzioni. Questo governo è nato chiamato dal Presidente della Repubblica. Ha fatto tutto, o comunque molto, di quello che era stato chiamato per fare. Ha speso tutti noi, abbiamo speso tutti noi stessi. Fondamentale per l'azione di governo è stato il sostegno delle forze politiche, però. Ed è quello il punto fondamentale.
I miei destini personali non contano assolutamente niente, non contano assolutamente niente. Io non ho particolari aspirazioni di un tipo o dell'altro, sono un uomo, se volete un nonno, al servizio delle istituzioni. Draghi è un fuoriclasse. Ora, dove lo facciamo giocare questo fuoriclasse? Questa è la domanda. Lo fai giocare prima punta, visto che lei è un appassionato di calcio, o lo metti col numero 10? Questa è la domanda di adesso. Io non credo che la questione sia una questione per Draghi, nel senso che Draghi è una persona a servizio davvero delle istituzioni. Ha detto: io sono qua a disposizione per dare una mano. A differenza dell'altra volta in cui si votò all'inizio della legislatura, questa volta si vota alla fine della legislatura e quindi il partito dominante in Parlamento è quello della poltrona, è quello che vuole eleggere al Quirinale, quello che più gli garantisca che il governo resta dov'è o certo, che se ne fa un altro altrettanto saldo e che non si va a casa per un altro anno. È chiaro che se Mario Draghi va al Quirinale si va alle elezioni anticipate. Secondo Io me no. Personalmente, no. Appunto, anche secondo me, perché bisogna salvare. Diciamo qui ci stanno, parliamoci chiaro, ci sta il 70% dei signori che stanno in Parlamento. Dice esattamente che vanno quello a casa, che sappiamo tu, che non è che lo siccome capiamo, la storia è sbagliata, ora lo dite tutti tu. Quanti abbiamo le nostre debolezze, è anche ragionevole che per pochi mesi non vogliano perdere quella piccola pensione di meno di 1000 euro al mese che scatta il 26 di settembre. Giorgetti, Draghi può guidare il convoglio dal Quirinale, sarebbe un semipresidenzialismo. Movimento 5 Stelle, è una battuta o è versione? Un sincero democratico editorialista del Corriere della Sera come Carlo Verdelli, ex direttore di Repubblica, che scrive: tanti boom, ma Giorgetti dice il vero, guida Draghi ovunque lo si metta, Quirinale compreso, la Costituzione dice altro, amen, almeno finché l'Europa ci finanzierà la ripartenza i partiti usciranno dal coma. Abbiamo il primo premier multilateral. Draghi, l'ha detto Giorgetti, uno dei suoi principali sponsor, nonché ministro forte del governo Draghi in quota Lega, ha detto sarebbe un semipresidenzialismo di fatto. Ma anche in questo caso il semipresidenzialismo nella Costituzione non c'è. Quindi io direi a Giorgetti e a quelli che... Fatevelo di legno il Presidente della Repubblica. Voglio dire, visto che qui la Costituzione ne frega più niente a nessuno. Tutti ci hanno in testa di subordinare queste scelte a delle prospettive politiche. Quando la democrazia non funziona, quando si pensa che il governo sia comandare, sia avere il potere o i pieni poteri, e guardate, diciamo, Salvini questa cosa la diceva in un modo, Giorgetti la dice in un'altra, ma io non ho tutta questa, diciamo, fiducia nella maturità della concezione di Draghi, che non mi è sembrato mai particolarmente consapevole del fatto che una democrazia è un sistema in cui il punto non è solo la decisione, ma è anche la rappresentanza. E soprattutto la rappresentanza di chi è fuori, socialmente, sì, degli ultimi, dei più fragili. Allora, sul presidenzialismo de facto non mi pronuncio, perché il presidenzialismo o lo si fa oppure non è de facto. E non si può fare naturalmente adesso, è una riforma complessa, richiede cambiare diversi articoli della Costituzione. L'Italia sta riacquistando stabilità e grande credibilità internazionale grazie a questo tandem con Mattarella al Quirinale e Draghi a Palazzo Chigi. Io non credo che ci siano le condizioni per cambiare il tandem. Gli scami di gioco sono due. Il primo, rimane al governo, fa il capo del governo ancora per un anno e mezzo, un anno e tre mesi, quello che manca alla fine della legislatura, aprile del 23. In questo scenario Draghi gioca, come si dice, da prima punta, perché è il capo del governo, va bene? A me sì, ritengo che faccia benissimo il Presidente del Consiglio. È anche vero che quelli che dicono, anziché tenerlo per un anno e mezzo, un anno e tre mesi, a fare il Presidente del Consiglio, se lo mettiamo per 7 anni alla guida dell'istituzione, che è meno potente, ora chiedo scusa per la parola, però ha un ruolo importante, è un grande ombrello e parafulmine alla situazione italiana in Europa, anche questa è una soluzione che ha un senso. Gioca, diciamo così, più a centrocampo, ma per 7 anni. Tanto, se Draghi va al Colle, il convoglio lo guida sempre, diciamo lui. Su questo non sono assolutamente d'accordo. Ma lei pensa che un eventuale altro governo, no? Diciamo appunto... ci dovranno stare tutti, serve, è complicato tenere assieme tutti senza Draghi. Sono d'accordo con lei. È complicato. Sono d'accordo con lei. Proprio ho capito perché, bene comunque, lei dice proprio che... perché Draghi in questo momento è un punto di equilibrio di un sistema politico che aveva denunciato delle difficoltà, ovviamente, arrivati a questo punto per le note vicende.
Oggi non è che spostare il Presidente del Consiglio e mandarlo al Quirinale sia una questione. Ecco perché ho aggiunto, quando mi è stata fatta la domanda, ovviamente andranno valutate e verificate tutte le condizioni del caso. Vi aggiungo un'altra cosa. La legislatura deve finire, sta dicendo, giusto? La legislatura deve finire perché oggi come oggi abbiamo di fronte all'Europa, di fronte agli italiani, l'obiettivo di realizzare questo programma, il PNR, per il quale ci siamo strenuamente battuti. Mario Draghi aveva detto quella, diciamo, quella battuta, quella espressione colorita prima delle feste: io sono un nonno al servizio delle istituzioni, come a dire, decidete voi cosa devo fare. Ieri non ha voluto rispondere sul Quirinale, tracciando una linea tra questi due punti. Qual è, dal tuo punto di vista, la posizione di Draghi? Draghi cosa vuole fare? Draghi vuole andare al Quirinale. Lo ha confermato ieri quando una domanda di un collega della stampa, che non gli chiedeva se voleva andare al Quirinale, ma gli chiedeva se ci porterà lui come premier fuori da questa emergenza, ha detto: io non posso rispondere. Lei ha fatto una premessa, ma come sa è il nostro dovere fare le domande che noi riteniamo più opportune. Intende guidare ancora il governo per l'emergenza, almeno di questa ultima ondata di Covid? Grazie. Come ho detto, a questa domanda non posso rispondere. Se il Presidente del Consiglio alla domanda se intende portarci fuori dall'emergenza risponde non posso rispondere, è evidente che pensa di essere da un'altra parte dai primi di febbraio. Ed è la stessa cosa che aveva esplicitato non solo con la metafora del nonno, ma anche quando aveva detto alla vigilia di Natale: al posto mio chiunque va bene. E allora, se al posto suo chiunque va bene, perché è stato chiamato un anno fa come l'unico che poteva salvarci? Ora sono a disposizione per le vostre domande, insieme ai ministri Speranza, Bianchi e al professor Locatelli, che ringrazio molto per essere qui. Un'ultima postilla: non risponderò ad alcuna domanda che riguarda immediati futuri sviluppi, il Quirinale e altre cose. Tu come lo leggi questa posizione di Draghi? Si è reso conto che non ha detto una parola di meno, ma una parola di troppo. Esatto. E l'ha detta nella conferenza stampa di Natale, in cui ha dato una prima risposta che era la risposta istituzionale che doveva dare: io sono al servizio del Paese, decide il Parlamento. Punto, finito. Quando poi si è lasciato andare a dire: io però tutto quel che dovevo fare l'ho fatto, quindi anche se vado via il governo può andare avanti da solo, eccetera, eccetera, lì ha scoperto le carte. È lui che ha permesso che si aprisse questo circo. Ci sono delle contraddizioni enormi che naturalmente svelano il fatto che lui vuole andare al Quirinale, perché sa benissimo che l'esperienza del suo governo è finita, sa benissimo che di qui in avanti le cose andranno ancora peggio e sa benissimo che di qui davanti i partiti ovviamente non saranno più poco indisciplinati come sono stati finora, saranno molto indisciplinati. Abbiamo visto ieri la conferenza del presidente Draghi, tutti i giornalisti erano lì pronti a mitragliarlo di domande sul Quirinale e lui ha iniziato dicendo: ne risponderò su tutto tranne le domande sul Quirinale. Ma no. Poi uno gli ha chiesto cosa ne pensava dell'Inghilterra e lui ha detto: non risponderò a domande sull'Inghilterra. E allora Draghi, porta un argomento a piacere e non rompere i coglioni, però, perché così non si può fare la... Sa qual è il problema? Sa qual è il problema? Che tolto Mattarelli e tolto Draghi, l'unico uomo che i partiti hanno espresso come candidato è Silvio Berlusconi, e ho detto tutto, cioè non è che il Partito Democratico, Articolo 1, Movimento 5 Stelle abbiano, diciamo, questi campioni per il Quirinale nuovi e che rappresentino il ritorno della politica, cioè della politica alta. Basterebbe guardare. Non è che... Per ora Mattarella, Draghi e Berlusconi sono questi Mattarella, i tre grandi quando nomi. Quando si è trovato Mattarella, molta gente pensava che fosse un travè. È Mattarella, per Baco. Indovina quante stelle ci sono nel cielo, e se tu indovinerai, tu l'amore capirai cos'è l'amore, tu capirai. Indovina. Sono stati 7 anni impegnativi, complessi, densi di emozioni. Mi tornano in mente i momenti più felici, ma anche giorni drammatici. Stiamo vivendo una pagina triste della nostra storia,
No, scusi, avevo un po' di... Come? Il soffetto. Giovanni, non vado al barbiere neanche io, quindi... No, che era proprio... Va bene, meglio, sì. Questa volta lo ripetiamo più. Stavolta la fa dritta. Mi permetto nuovamente, care concittadine... No, aspetti, no, aspetti, no. Grandissimo applauso. Grazie. Al Presidente della Repubblica. Lei ha sentito che alla scala le hanno tutto urlato bici. Ha sentito, come si fa i grandi cantanti. Ha sentito, ma cambiamo il nome. Qual è la sua opzione invece? La mia opzione è quella per un presidente o una presidente di profilo istituzionale, quindi non un capo partito, né uno come me, né uno come Salvini, né uno come Conte, né uno come Berlusconi per l'appunto. Profilo istituzionale, super partes, un po' come è stato Mattarella in questi 7 anni. Credo che sia stato un grande presidente. E io penso che noi dobbiamo chiedere al Parlamento di votare ed eleggere un presidente con le caratteristiche di Mattarella. Io dico chiedere al Parlamento... O Mattarella. Sarebbe il massimo, ovviamente. Punto numero 7 dedicato al Presidente della Repubblica, che è in tendenza perché questa mattina, rispondendo alle domande di alcuni bambini in una scuola primaria di Roma, ha escluso l'ipotesi di un secondo mandato al Quirinale, dicendo che tra pochi mesi il suo incarico sarà terminato e potrà riposarsi. E, tra l'altro, per la gente con cui ha avuto a che fare, il riposo è meritatissimo. Il Presidente della Repubblica deve conoscere tutti, seguire tutte quante queste decisioni anche degli altri, per poter eventualmente intervenire con dei suggerimenti. Quindi il lavoro è impegnativo, l'attività è impegnativa. Cioè, come sapete, il Presidente della Repubblica dura in carica 7 anni. Io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi. Sono un po' stanchino. Non ce ne vorrà il presidente, ma ricordarci Forrest Gump non sono tanto le sue parole, quanto l'effetto dirompente che avranno su tutta la politica italiana. Mattarella cerca un po' di presidente di tirare un po' per la giacca, di dire resta, no? Perché a questo punto si va nel 2023, si vota un nuovo Parlamento e poi questo nuovo Parlamento farà il nuovo Presidente della Repubblica. L'atteggiamento così determinato del presidente per rifiutare un reincarico, mi pare sostanzialmente, almeno da quello che si capisce, tolto di mezzo la candidatura più autorevole che sarebbe stata in campo senza questa rinuncia, cioè la riconferma di Mattarella. Prendiamo sul serio, per rispetto, le cose che una persona seria come Mattarella dice. Mi pare l'abbia detto a più riprese chiaramente che lui pensa che non sia il caso, sia per ragioni personali ma anche per ragioni di sistema. Punto. Dopodiché da qui a là si vedrà. Già, perché il suo mandato scade il prossimo gennaio, ma con un anno di anticipo rispetto alla legislatura più rocambolesca della storia repubblicana e oggi dominata da Mario Draghi, da tanti visto come il naturale successore di Mattarella. Il problema è un altro, che adesso questo tema del presidente ed altri ancora mascherano il disagio politico di una maggioranza che non ha ragioni politiche per stare assieme. Questo è il punto. E dopodiché, quindi ognuno tira al suo. Ognuno poi alla fine fa le sue strategie, le sue cose e ci va di mezzo anche il toto Presidente della Repubblica. Io ho avuto una sensazione strana alla Scala, no? Quei 6 minuti, quella sua commozione. Sì. Cioè, mentre credo che lui si irriti molto di essere tirato per la giacchetta dai partiti, invece forse se il pressing dell'opinione pubblica continua a essere così forte, no? Si è partito con Benigni a Venezia. Ah, l'amore che io porto per lei, Presidente, io me lo vorrei baciare, abbracciare, che gli voglio un bene al Presidente Mattarella, non lo potete sapere, la soddisfazione di essere suo contemporaneo, un Presidente meraviglioso. Quando mi hanno detto che c'era, ho avuto la stessa reazione che ha avuto lei quando era Wembley che ha segnato Bonucci. Ho fatto no, gol! Cioè, Mattarella, è Sergio Mattarella, veramente, rimanga con noi ancora un po', almeno per la prossima mostra, rimanga con noi, o per i mondiali in Qatar, che lei porta fortuna, porta bene, quindi deve rimanere qualche anno in più. Non potrebbe anche lui ripensarci con un momento in cui Draghi deve rimanere al suo posto? Ma, io,
Ma io me lo auguro, davvero, io me lo auguro sinceramente, perché nella desertificazione che è intervenuta nella politica, in qualche misura la riconferma di un Presidente della Repubblica che ha ben meritato in questo lungo settennato, penso che varrebbe la pena di fare questa conferma. Credo che ciascun Presidente della Repubblica, all'atto della sua elezione, avverta due esigenze di fondo: spogliarsi di ogni precedente appartenenza e farsi carico esclusivamente dell'interesse generale, del bene comune, come bene di tutti e di ciascuno, e poi salvaguardare ruolo, poteri e prerogative della istituzione che riceve dal suo predecessore e che, esercitandoli pienamente fino all'ultimo giorno del suo mandato, deve trasmettere integri al suo successore. Non tocca a me dire se e quanto sia riuscito ad adempiere a questo dovere. Mattarella è perfettamente consapevole dello sfilacciamento, del momento difficile che stiamo vivendo, della mancanza di accordo che ormai serpeggia. Di fronte a questo sfilacciamento, Mattarella manda un messaggio politico molto chiaro, dice: guardate, dovete mettervi d'accordo, occorre, come dire, un accordo ampio, un'armonia tra le forze politiche. Quel che desidero dirvi è che mi sono adoperato in ogni circostanza per svolgere il mio compito nel rispetto rigoroso del dettato costituzionale. È la Costituzione il fondamento saldo e vigoroso dell'unità nazionale. Come si fa ad andare avanti con la consapevolezza che tra 8 mesi non sarà più al Quirinale a proteggerci tutti? Perché oggettivamente sono stati dei momenti che senza Mattarella sarebbero stati difficili da risolvere. Addirittura escono fuori degli striscioni: al posto di andrà tutto bene, adesso c'è Sergio Rimani, capito, così. Che ne pensa, che riflessione ha fatto rispetto, insomma, nuovamente alle parole, nuovamente sulle parole del Capo dello Stato? Beh, io mi ricordo le parole di Napolitano molto bene, certo. Anche a lui, di fronte a degli scolari, peraltro, anche sì. Lui, che non avrebbe continuato nel ruolo di presidente, e poi lo fece. Effettivamente la stanchezza c'è, e poi non si deve mai ritenere di essere insostituibile. Io sono una persona che ha lavorato molto, ha avuto molte soddisfazioni, molte responsabilità, sono una persona molto avanti negli anni, è necessario passare la mano, è necessario che si facciano avanti altri anche per la carica di Presidente della Repubblica. Quindi dopo il maggio del 2013 ci potremo rivedere quando vorrete, ma io da privato cittadino. Io penso che resterà poi Mattarella. Tu dici nonostante che al di là, ciò che... Mi pare, sì, che ieri fosse addirittura la terza volta in cui, sì, il Capo dello Stato spiegava diciamo le sue intenzioni, ma nessuno poi ci crede. Chi pensa di sapere già cosa farà Mattarella, se sarà Draghi, se sarà Cartabia, se sarà chi, vuol dire che c'ha una convenzione con Mago Telma. Quando ti chiedono del secondo mandato, ecco, questa è una delle occhiate tipiche. No, di Mattarella al secondo mandato, sono vecchio, mica scemo, cioè, infatti lui dice sono vecchio. Se guardo al cammino che abbiamo fatto insieme in questi 7 anni, nutro fiducia. L'Italia crescerà e lo farà quanto più avrà coscienza del comune destino del nostro popolo e dei popoli europei. Mattarella di sicuro userà parole di congedo educate e pacate, perfettamente aderenti alla sua persona, ma la sua mente siciliana riassumerà il tutto con un "mi avete scassato la minchia". Probabilmente.